Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti quanti, in bicicletta, in diretta, vi faccio vedere Cata Beach. C'è un ritorno del turismo, ormai Phuket, i turisti, il turismo interno è tornato, non ci sono limitazioni, divieti, anzi il governo sta cercando di incentivare per quanto sia possibile il turismo interno, quindi stanno cercando di fare degli autobus, delle promozioni per chi risiede fuori dalla provincia di Phuket, ha diritto a uno sconto del 30% sulle strutture che accettano, quindi uno sconto del 30% sul soggiorno, e quindi cercano di incentivare una sorta di turismo interno, naturalmente aspettando la riapertura dei confini per quanto riguarda il turismo internazionale, che non sarà, penso, propriamente a breve, però se non altro almeno è ritornata una parvenza di normalità in questa stagione. Siamo ancora alla fine del periodo monsonico, non c'è mai tanta calca, ecco, per cui non è molto diverso dal solito, ecco, non è che ci fosse tantissima più gente, però rispetto ai mesi scorsi è decisamente migliorata. Vedete, questi pulmini portano turisti, ripeto, turismo interno, non stranieri. Gli stranieri purtroppo non possono entrare ancora, ci sono, adesso magari se mi fermo un attimo vi faccio vedere. Ci sono stranieri, famiglie di stranieri, però ripeto, sono persone che erano già qua. Spiaggia di Cata è una delle più ambite dai surfisti e stanno puntando molto su questo aspetto, e io non ho mai visto così tanti thailandesi fare surf come in questo periodo, per cui anche questa è una cosa che io ritengo molto positiva. Le scuole di surf stanno spuntando come funghi e stanno anche un po' inventando delle nuove idee per tirare avanti e campare, giustamente. Quindi se anche non si diventa surfisti, ma solo il fatto magari di fare una fotografia con un surf anche in piedi sulla tavola magari arriva, rende felici le persone che poi le postano nei vari gruppi e sui profili Facebook, e così insomma si sta spargendo la voce e sta diventando un po' virale. Vedete, questi sono i ragazzi, vedete quanti ce ne sono in acqua, sono tutti thailandesi. Vedete il fotografo che fa
fotografa vento proviene ancora dal mare, quindi siamo ancora in periodo monsonico, ma alla fine, già dall'inizio del prossimo mese, dovrebbe cominciare a girare il vento e il mare diventerà ancora più calmo e inizierà questa nuova alta stagione qui a Cata con queste novità. Quindi un turismo interno, una Thailandia che ha riaperto al turismo, non ci sono, ripeto, blocchi di nessun tipo, nessuna limitazione, lo stato di emergenza è stato revocato, non c'è nessuno stato di emergenza, la Thailandia è aperta non agli stranieri, ripeto, mi dispiace soprattutto per gli italiani, non per gli stranieri, quindi è chiusa agli stati stranieri, ma internamente è assolutamente aperta e non ci sono problemi, non ci sono limitazioni, non ci sono niente, è tutto libero, non ce n'è più nemmeno l'obbligo della mascherina, per cui se uno se la vuole mettere se la mette, se non se la vuole mettere fa quello che vuole. Niente, da Cata è tutto, io vi auguro un buon fine settimana. Seguiteci nel nostro canale YouTube Amici di Phuket, sulla nostra pagina Facebook Amici di Phuket. Vi terremo compagnia per tutta questa insolita alta stagione con video e info dalla Thailandia ogni giorno per farvi sentire più vicini a noi. Ok? Ciao a tutti!